E in questo video andiamo a vedere come controllare con Alexa un sonoff con firmware Tasmota installato. Ciao, io sono Edoardo e benvenuto al mio canale dove pubblico video riguardanti la stampa 3D e la tecnologia. Se sei quindi interessato a questo argomento ti invito a iscriverti al canale e attivare la campanella. E se anche ti hai installato il firmware Tasmota nel tuo sonoff, è possibile controllarlo con Alexa tramite un semplice trucchetto che puoi impostare nelle configurazioni del firmware Tasmota. Andiamo subito a vedere come farlo. E per prima cosa devi raggiungere il web server del sonoff. Se non conosci l'indirizzo IP, cerca nella lista dei dispositivi connessi nel tuo router. Nel mio caso, quindi, l'indirizzo IP assegnato è il 10.0.0.2. Quindi nella barra degli indirizzi digito l'indirizzo ed ecco la pagina web del firmware Tasmota. E ora clicca su Configuration, Configurator. Qui puoi assegnare un nome al tuo sonoff per contraddistinguerlo da altri dispositivi. Più sotto nel menu Emulation seleziona Belkin Wemo e clicca Save. Quindi così facendo il sonoff emulerà una presa smart Wemo targata Belkin. Questo ci servirà tra pochissimo per farlo riconoscere ad Alexa. E ora non ci resta altro che collegare il sonoff ad Alexa. Per farlo con il mio iPhone apro l'app Amazon Alexa, clicco il tab Dispositivi e clicco il pulsante in alto sulla destra, aggiungi dispositivo. Ora, avendo attivato l'emulazione della presa Belkin, dovremo selezionare come dispositivo una presa. Se non trovi la marca nelle liste delle case produttrici, clicca su Altro, in seguito trova dispositivo. Così Alexa sta analizzando la rete circostante in modo da riuscire a ricercare dei dispositivi nuovi da aggiungere al proprio sistema. Ed ecco che dopo qualche secondo Alexa ha trovato una presa, ovvero il nostro sonoff. Clicchiamo su Configura dispositivo e a questo punto sarà possibile selezionare un gruppo da associargli. Nel mio caso seleziono la camera da letto, visto che è lì che si trova. Aggiungi al gruppo, sonoff è configurato pronto all'uso. Qui faccio notare che il dispositivo è stato riconosciuto con il nome sonoff, proprio perché prima nella configurazione nel firmware Tasmota gli abbiamo dato come nome amichevole appunto sonoff. Se cambiavi nome, il dispositivo sarebbe stato riconosciuto con quel nome. Alexa, accendi sonoff. Alexa, spegni sonoff. Alexa, accendi la presa sonoff. Alexa, spegni la presa sonoff. Ed ecco fatto, così facendo sarà quindi possibile controllare con Alexa il carico elettrico che abbiamo collegato al sonoff, che sia un dispositivo elettrodomestico o qualsiasi esso sia. Spero che il video quindi ti sia piaciuto, se hai qualche domanda o desideri il chiarimento scrivimi pure nella sezione commenti dove sarò felice di aiutarti. Qui in alto trovi la mia playlist dedicata alla smart home, più sotto un altro video del mio canale, noi ci vediamo alla prossima, stammi bene!